No, ma va tutto bene, ma giuro. E allora perché mi hai chiamato a quest'ora? Perché mi andava di sentirti. Ma dove sei? A casa di amici, ma. E perché allora non sei con loro? Perché non t'avrei sentito dentro e quindi volevo stare fuori. Ma cosa piangi? Ma sei sicuro che è tutto ok? Sì, sì, sì. Cristiano? Sì, forse un po' sì, ma... Dai, dai, torna dai tuoi amici e goditi la serata, dai. Qualsiasi serata sia, eh. Qualsiasi. Qualsiasi? Qualsiasi. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, ma... Permesso? Sì, sì, entra. Sono appena uscito dalla doccia. Piacere, Mattia. Cristiano, piacere. Ma... hai fumato? No, no. Tranquillo. È solo che gli occhi lucidi. Sì, sarà... il freddo fuori. Lo spero per te. Perché se hai fumato senza di me già hai perso punti. No. Dai, accomodati. In chat dicevi che ti piacevano i miei piedi. Sì, sono molto belli, sì. Ti va di farmi un massaggio? Almeno rompiamo questo silenzio. Sì, certo. Sei Cristiano? Hai già dimenticato il mio nome? Sì, sono Cristiano. No, intendevo dire, sei Cristiano? Credi in Dio? Io perché adesso questa domanda? Perché? Che c'è di male? Quando sono rilassato mi pongo domande profonde. Sei un tipo strano tu. Tu sei bellissimo invece. Se Dio esiste, spero tanto che non ci stia guardando adesso. Ah, Cristiano, Cristiano. Dov'è finita la magia dei nostri tempi? Suppongo ce l'abbiano consumata le vecchie generazioni. Possiamo sempre riprendercela. Potrei non saperlo fare. Questo è impossibile.
se dovesse esistere. Spero tanto che ci abbia visto questa sera. Perché credo che esista veramente quella magia di cui parlavamo stasera, ed è custodita in camere come la nostra. In camere sperdute del mondo, tra sconosciuti o tra persone che si conoscono da una vita. E spero veramente per loro che abbiano provato la nostra stessa emozione. Quella vera, che fa tremare il cielo, che è di tutti, uguale in ogni parte del mondo, come i colori e il sapore di un bacio tra due persone, che non ha altri nomi, ma uno solo.